Esiste una malattia legata prevalentemente all'invecchiamento, parliamo dell'osteoporosi, una malattia dell'apparato scheletrico caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità. Cosa fare per contrastarla? Ne parliamo con Patrizia D'Amelio, Medicine Chef Service de Gériatrie, responsabile dell'Unité SAS Centre Hospitalier dell'Université Vaudois in Svizzera. La professoressa parteciperà anche ad un incontro organizzato dall'Accademia di Medicina di Torino con la Fondazione per l'Osteoporosi Onlus, un incontro sullo stesso tema. Benvenuta, professoressa. Professoressa, Ben trovati a tutti. quando iniziare a preoccuparsi per lo sviluppo dell'osteoporosi? Beh, questa è un'ottima domanda. In maniera provocatoria mi verrebbe da dire che dovrebbe già essere il pediatra a occuparsi dello sviluppo dell'osteoporosi, perché l'osteoporosi è soprattutto una malattia che vorremmo prevenire più che dover curare. Dovendo parlare invece della prevenzione più tardiva in età adulta, sicuramente per la donna dopo la menopausa, immediatamente dopo la menopausa, se ha dei forti fattori di rischio, oppure dopo l'età dei 60 anni, bisogna cominciare a pensarci. Professoressa, come facciamo a prevenire l'osteoporosi? Beh, la prevenzione passa attraverso uno stile di vita corretto e quindi una buona attività fisica, attività sportiva, attraverso una buona alimentazione, quindi l'assunzione di prodotti ricchi di calcio e di proteine. La prevenzione passa anche attraverso l'assunzione di vitamina D. E poi ovviamente, come per tutte le patologie croniche, l'ideale sarebbe evitare delle brutte abitudini come il fumo di sigaretta, il consumo eccessivo di alcol. E ci sono anche alcuni farmaci che, se assunti in maniera cronica, possono danneggiare lo scheletro. E quindi, quando il nostro paziente assume dei farmaci, come ad esempio il cortisone, di cui non può fare a meno, bisogna prestare una particolare attenzione alla prevenzione della malattia. Ecco, professoressa, quali sono le terapie appunto contro l'osteoporosi? Beh, terapie ne abbiamo parecchie, diciamo che siamo fortunati rispetto ad altre patologie. In generale li dividiamo in due grandi categorie, che sono i farmaci antiriassorbitori, che sono i farmaci che vanno a bloccare il riassorbimento dello scheletro, e i farmaci anabolizzanti, che sono quei farmaci che vanno a stimolare la formazione di un nuovo scheletro. In mezzo abbiamo un nuovo farmaco che dovrebbe uscire a breve sul mercato, che ha entrambe le caratteristiche, quindi ha sia capacità di riassorbire, di inibire il riassorbimento dello scheletro, sia capacità di stimolare la formazione di nuovo osso. Tutti questi farmaci, che sono sicuramente efficaci, devono però sempre essere associati ad una corretta assunzione di calcio e vitamina D. Questo è veramente importante, perché tutti gli studi che abbiamo, tutti gli studi di registrazione del farmaco sono stati ottenuti con il calcio, con il farmaco in associazione con calcio e vitamina D. Bene, bene. Professoressa, esistono anche delle cure naturali? Abbiamo parlato appunto del calcio e della vitamina D. Nel caso in cui ci fosse qualche altro rimedio naturale, oppure appunto sull'alimentazione, cosa potremmo dire? Allora, rimedi naturali, dunque ci sono varie sostanze che sono state proposte di volta in volta come aventi un possibile effetto sulla salute scheletrica. Ne cito una per tutti, che è la più conosciuta, la vitamina K. Tuttavia, nessuna di queste sostanze a oggi è autorizzata in trattamento. Quindi calcio e vitamina D, se vogliamo chiamarli naturali, possiamo chiamarli naturali, nel senso che noi in genere diamo una supplementazione farmacologica, ma possiamo anche raggiungere l'intake raccomandato di calcio, soprattutto più che di vitamina D, con l'alimentazione.
L'alimentazione deve essere un'alimentazione quanto più possibile variata, questo non solo per l'osteoporosi, ma per la prevenzione di tutte le patologie croniche legate all'invecchiamento. Per l'osteoporosi in particolare, tutti gli alimenti ricchi di calcio, che sono soprattutto il latte e i derivati, ma anche ad esempio la frutta secca, hanno un ruolo importante. La vitamina D nell'alimentazione si trova poco, circa il 20% del nostro intake, dell'intake necessario di vitamina D, deriva dall'alimentazione, invece l'80% è sintetizzato a livello cutaneo. Un'alimentazione ricca è in generale consigliabile, variata e consigliabile per tutti i soggetti per un invecchiamento di successo, e questo vale anche per lo scheletro. Grazie professoressa, lei è stata molto gentile ad essere stata qui con noi oggi, nostra ospite. Complimenti, ecco, la salutiamo, la Medicine Chef Service de Gériatrie, responsabile dell'Unité SAS, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Svizzera. Grazie.